Potente, a par ragazzi, qua Max Loggi Megato, oggi sono da solo e sono qui a presentare questo mio nuovo video che ragazzi è un nuovo squad builder, ma se devo essere sincero è un veramente ottimo squad builder, perché infatti questo qua sarà una squadra, vi presenterò una squadra costituita da dei giocatori Team of the Season, ma sarà anche bella in sé questa squadra, adesso ve la farò subitissimo vedere. Prima di iniziare però vi volevo ricordare di passare da FIFA con se siete interessati a comprare crediti FIFA, e vi volevo dire di seguirmi su Twitch, quindi fatevi un Twitch account e seguitemi, perché da ieri sera ho iniziato a fare del live streaming su Twitch. Ahimè, ieri sera era tipo un live da muto perché non potevo parlare, però magari in un futuro, anche come domani oppure settimana prossima, ma soprattutto durante le vacanze, inizierò a farci dei live costantemente, anche perché su Xbox One c'è direttamente l'app Twitch, quindi è una cosa anche abbastanza più facile possiamo usufruire facilmente di questo servizio. Comunque, banda le ciance, ciancio bandiamo, partiamo subito. Allora ragazzi, in difesa, per una delle poche volte, non c'è la difesa del Bayern Monaco, però c'è la difesa del Chelsea, che secondo me è l'unica che può tenere corda, non so se si dice così, se si dica così, alla difesa del Bayern Monaco. Infatti utilizzo quella del Chelsea, quindi in porta abbiamo Cech. Come difensori centrali, da una parte abbiamo Khalil, Team of the Season, e dall'altra David Luiz. E ragazzi, vi posso assicurare che questa difesa è veramente forte, ma soprattutto è forte questo ragazzo, Gary Cahill, Team of the Season, è una bestia. Sinceramente io posso dire di averne provate di Team of the Season, anche se non ne ho mai trovati nei pacchetti. Però ragazzi, questo qua è quello con il rapporto qualità-prezzo migliore, è veramente forte. In 4 partite non mi ha fatto gol, come nemmeno assist, ma guardiamo anche solo le sue statistiche su carta: 78 di velocità, 85 difesa, 88 colpo di testa. Ragazzi, se avete le possibilità economiche, provatelo perché è veramente una bestia. Passiamo invece di David Luiz non ne parlo perché ormai sapete quanto è forte. Passiamo invece alla parte destra della squadra. Come parte destra, ecco, non so se ve l'ho detto, questa qua sarà ovviamente un'ibrida, quindi appunto vi parlo di parte destra e parte sinistra perché saranno costituite da giocatori di diverse lighe. Allora, come terzino destro utilizzo un terzino destro brasiliano della Liga Argento, che ragazzi secondo me è veramente forte. Allora, l'ho utilizzato soprattutto per fare intesa, ma se voi ora mi chiedeste: Axel, quale terzino destro tu consiglieresti brasiliano? O Dani Alves o Fabinho, ragazzi, veramente forte, 79 di velocità, 72 difesa, 70 colpi di testa, che per un terzino destro, ma soprattutto per un terzino destro d'argento, sono statistiche veramente fenomenali. Come CC invece non ne utilizzo uno d'argento, bensì uno d'oro. Infatti come CC utilizziamo João Moutinho. Sto sbiascicando un po' perché mi sono svegliato da poco. João Moutinho, che ragazzi, anche lui è una bestia, 9 partite, un gol e 7 assist da Cicina, il 4-3, work rates alto alto, quindi work rates perfetti, 4 stelle di piede debole, poi vabbè piede preferito destro, ma pagato solamente 750 crediti. E ragazzi, questo centrocampista centrale ne potrebbe valere anche 20.000. A me è piaciuto veramente un macello. Ho provato anche la sua versione in forma, ma sinceramente non mi era piaciuta così tanto come la sua versione non if. Come COC invece utilizziamo James Rodriguez Tiff, ragazzi. Anche lui una bestia, 13 partite, un gol e 5 assist, ma vi posso assicurare che vederlo in campo è una cosa stramagica. L'unica pecca forse sono le sue stelle di piede debole, infatti ne ha solamente 3, però vabbè, 4 stelle di possibilità, l'ho pagato 194.000 crediti, quindi un po'. Ora sto vedendo su Futed che il prezzo si è alzato, quindi sono abbastanza contento, ma vi posso assicurare che, esatto, guardate un attimo le statistiche, sono veramente fenomenali da un giocatore veramente completo. E poi se andiamo a vedere le sue statistiche in game, presenta tipo 94 di dribbling, 89 di finalizzazione, 95 di precisione nei free kick, nelle punizioni, e poi 97 di tiro a giro, quindi anche lui veramente fenomenale. Passiamo invece alla parte sinistra della squadra. Allora, come parte sinistra della squadra utilizzo giocatori che appunto giocano nella Liga Russa, dunque nella Russian League, vediamo se riusciamo a trovarla, perché infatti andrò ad utilizzare Danny, Team of the Season. Allora, come terzino sinistro utilizziamo Crisito, che sono stato primo proprietario, l'ho trovato in un pacchetto, in 3 partite mi ha fatto un gol. Come terzino sinistro potete utilizzare un qualsiasi terzino sinistro, basta che sia dello Zenit. Io tra Hubokan, Ansaldi, Crisito, non so dove metto, ho utilizzato lui. Come altro CC utilizzo Witzel, ma perché lo utilizzo? Ma andiamo a vedere il suo nome.
Axel Witsel, quindi è già un magicone a prescindere. In 5 partite mi ha fatto un assist, 0 gol. Costa sui 1000 crediti, quindi anche lui non dico che sia fortissimo, ma quei 1000 crediti li vale, quindi è un giocatore abbastanza decente, mi garba. E invece come ala sinistra utilizzo Danny, Team of the Season. Ragazzi, non so se vi ricordate, ma nel Wager Match di Figo avevo utilizzato Danny Nifo, in questo caso non Team of the Season, e mi aveva stragiato un macello. Sinceramente mi aspettavo un po' di più da questa sua carta, però mi aspettavo anche che costasse veramente di più. Infatti costa solo 151.000 crediti, e se avete fatto caso c'è una netta differenza di prezzo tra i Team of the Season di FIFA 14 e Team of the Season di FIFA 13. Infatti quelli 14 costano veramente ma veramente meno. Passiamo invece agli ultimi due giocatori. Allora, come ala destra utilizzo un'ala destra d'argento. Adesso vediamo se riesco a trovare la liga portoghese qua. Infatti utilizzo Kelvin. Ragazzi, sono contentissimo di essere tornato ad utilizzarlo, perché se vi ricordate nei miei squad builder, o meglio in generale in FIFA 13, io lo utilizzavo veramente tanto. In 7 partite mi ha fatto un assist e no, 0 assist e un gol. Ma ragazzi, vi posso assicurare che anche con lui vi potrete divertire un macello. Infatti questa qua è una squadra con cui vi divertirete. Allora, Kelvin presenta 3 stelle di piede debole, quindi una cosa abbastanza brutta, ma 5 stelle di mossabilità. Ma soprattutto, qual è la sua caratteristica più bella, più potente, se possiamo così definirla? È che è un'ala destra con il piede preferito il mancino, col piede preferito il sinistro. Quindi potete già immaginare che cosa vi può fare. Vi può fare dei tiri a giro fenomenali, poi anche dei tiri di potenza, ma soprattutto, cosa molto buona da utilizzare in 4-3, si possono fare veramente tanti cambi di gioco, veramente tattici, perché mettiamo caso lui si trova sulla destra, è tutto, c'ha tutti gli uomini attorno a sé, cosa decide di fare? Si gira un attimo di sinistro, spara la palla sul verso Danny, quindi cambia gioco, e Danny poi o vi farà gol o la passerà all'attaccante. Perché infatti qual è l'attaccante, ragazzi? Come ATT utilizzo Martinez, Team of the Season, pagato la bellezza di 326.000 crediti. In 8 partite mi ha fatto 7 gol e un assist. E ragazzi, se vi devo dire una cosa, secondo me, cioè, o meglio, io me l'aspettavo più forte. Perché? Perché ho visto recensioni su YouTube come quella di Aitani, che addirittura gli dava come voto da 1 a 10 10, ma secondo me non vale così tanto. Adesso diamo a Cesare quel che dice Cesare. Martinez è un giocatore veramente forte, ma secondo me non vale il 10 che magari in questo caso gli ha dato Aitani. Quindi non lo so, potete provarlo. Potrebbe anche, adesso io non ho avuto la possibilità di provarlo ancora, però potrebbe valere, o meglio potrebbe stragiare anche come ATT, con un modulo che ha 2 attaccanti. Magari se poi gli affiancate i Barbo, ciao, cioè, è finita per l'avversario. Comunque ragazzi, questa qua è la squadra. Spero che vi sia piaciuta. Adesso magari vi sto facendo vedere qualche clip, anche se non sono riuscito a registrarne veramente tante, perché FIFA in questi giorni sta veramente delirando, del tipo che mi dice che non ci sono giocatori online, e appunto a causa di questo io non posso fare partite, non posso dunque registrarvi le clip. Comunque ragazzi, poi vabbè, oggi non ho molte cose da dirvi. Spero che il video sia piaciuto, vi ringrazio come sempre per tutto il supporto che mi state dando. Siamo quasi arrivati a 50.000 iscritti, ragazzi, sono strateso. Adesso devo vedere un attimo come video speciale cosa fare. Ne ho già in mente 2, magari uno lo dico, perché magari non lo farò adesso, però dato che nessuno in Italia ha ancora fatto, voglio un attimo tenermi l'esclusiva. E poi l'altro potrebbe essere una sorta di FIFA in real life. Magari io, Marco Sinzi e il Carminove faremo una gara, una crossbar challenge, crossbar challenge. Infatti cercheremo di fare una gara traversa, adesso vedremo un attimo. Comunque ragazzi, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, vi esorto a lasciare un bel mi piace. Vediamo se per questa squadra arriviamo a 4000 mi piace. E ultimissima cosa, l'estrazione del pack opening di Hulk la vedrete nel prossimo episodio dell'Access Road to Glory. E se volete utilizzate il mio codice Apnana, che è questo qua. E dunque ragazzi, detto questo, vi risaluto e vi dico potente, palla al centro, al prossimo video, bolla!